tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast in cui chiacchieriamo delle nuove uscite al cinema in Italia e anche di altri film a caso che abbiamo visto e anche delle uscite a un video, mettere tutto nel mucchio. Io sono il solito Andrea Maderna, con me oggi c'è il resuscitato Fabio Di Felice. Uè, grattandomi i coglioni tra l'altro. Lui è tornato. E ride Stefano Talarico. Ciao. Allora, questa settimana esce un film che si mangerà probabilmente tutto, esce in 900 sale, è arrivato al primo comunicato stampa, ed è Capitan America Civil War. Però escono anche altre cose, e sono quasi tutte brutte. Bellissime. Beh, cioè, voglio dire, devi lasciare la strada aperta ai supereroi incalzamanti. Esattamente. In realtà il primo film è bello, il primo film che citiamo, e ne avevo parlato tempo fa, forse Fabio si ricorda, forse no, o forse non era con Fabio. Erano quelli di Cannes? Non mi ricordo se era nei film di Cannes o del festival del cinema cinese. Era del festival di Cannes. Era del festival di allora Cannes. Sì. Quindi se vi interessa, allora il primo film è Al di là delle montagne, è il nuovo film, non facile che ne abbia fatto un altro perché è dell'anno scorso, vediamo se ne ha fatto un altro così per curiosità, no, quindi è l'ultimo film di Zankeizia, credo si dica, di cui 3 anni fa è uscito Il tocco del peccato, che aveva, mi sembra, vinto a Venezia o da qualche altra parte, comunque era un altro gran bel film. E questo Al di là delle montagne, di cui appunto ho parlato quando abbiamo fatto l'extra l'anno scorso su quella manciata di film del Festival di Cannes che abbiamo visto, è forse meno bello, ma comunque bello, ed è perfettamente da President, assolutamente, è chiaramente il miglior film da President della settimana, ed è una adesso ovviamente è passato un anno, me lo ricordo un po' a tentoni, comunque è una specie di melodramma ambientato in 3 diversi periodi temporali in Cina, fine anni 90, più o meno adesso e fra 10 anni. Fra l'altro usa l'espediente un po' alla l'ultimo, quello di Wes Anderson, quello dell'albergo, dai. Gran Budapest Hotel. Cioè che a seconda del periodo storico è diverso il formato dell'immagine. E niente, c'è questa storia d'amore che viaggia fra queste 3 epoche, che inizia quando loro da ragazzini, sembra quasi un manga adolescenziale tipo Orange Road, quelle cose là. Poi ci sono loro da adulti e poi fa vedere il figlio di... insomma, il figlio che è uscito da 2 vertici del triangolo amoroso da cui parte tutto. È molto bello, qualcosa che non va, però ha delle sequenze molto belle, è bello come si apre e si chiude su Go West, che uno dice, ma è un film cinese. Vabbè, ma Go West va sempre bene. Esattamente. Beh, poi in realtà è un film cinese a fine anni 90, Go West probabilmente è abbastanza significativo come pezzo. Ah. No, comunque bello, lo consiglio, se interessa... Se lo trovate. Sì, c'è anche sempre la... Vedo al cinema una regione, secondo Film Map. A questo punto sono curioso di sapere in che regione. Il President. Quindi una regione, ma il cinema è chiuso. No, una regione del... President, degli anni 90. Degli anni 90. Lombardia, una sala. È proprio il President! Hai visto? Vedi un po'. Vabbè, poi l'abbiamo detto, esce Capitan America Civil War, non credo ci sia bisogno di presentarlo, ne parliamo quando l'abbiamo visto. Insomma, un film Marvel. Perché lo andiamo a vedere, davvero? Dipende, perché io c'ho il dramma esistenziale che vorrei andare a vedere con mia moglie e quindi dobbiamo trovare una babysitter. Però vabbè, in qualche modo ci si organizzerà. 94 di Pomodorometro. Addirittura. Soliti discreti. Sì, infatti. Beh, comunque in generale è piaciuto molto, poi non tutti sono come Empire, che secondo loro è il miglior film Marvel di sempre. Però... Sì, beh, secondo loro è tipo il miglior film della storia del film. No, vabbè. È il Citizen Kane dei film Marvel. Niente, vabbè, comunque sicuramente ne parleremo, presumo la prossima settimana. E poi abbiamo questo Corpo estraneo. Non male. Che ma letteralmente o... Sì. Sì. Ma un po' sì, perché cioè, non so se avete visto, Fabio, hai visto il trailer prima, perché sì, Corpo estraneo, film polacco, giusto? Parlano 800 lingue nel trailer, quello volevo dire, mi è venuto il mal di mare. Cioè, sono russo, perché c'è italiano, l'inglese. Mi è parso capire che il protagonista è italiano,
però va in Polacchia e ci sono anche i russi, perché si sa, i russi e gli inglesi, gli americani, insomma. Ma perché lui è italiano, gli devi parlare un po' in inglese, sennò non capisce, c'ha questa storia da è che, cioè, a me sembra brutto dal trailer, ma brutto brutto. Cioè, lo guardavo e dicevo, ah, potrebbe essere, madonna, sembra un film italiano. Ah, quindi non è italiano. No, perché beh, sarà una coproduzione. Il regista, però, sì, è attenzione: il regista è Krzysztof Zanussi. Quindi potrebbe essere no, vabbè, no, è polacco il regista. Poi non so se è di origini italiane. Ma tra l'altro, tutto con sì, tra l'altro, ha tipo 80 film su Internet Movie Database. Sto regista, la Madonna. Vabbè, sì, cortometraggi, film per la TV, eccetera. Vabbè, comunque, so che tu, Fabio, hai qualcosa da dire al riguardo. Mi stavo sentendo male nel trailer, perché ogni frase era in una lingua diversa, sembrano tipo i bigliettini, quelli dei Baci Perugina, ci stanno scritte ogni riga, cioè una lingua diversa, no? Sembra una roba del genere, ha fatto il mal di mare. Ok, vabbè, chiudiamo qua, perché insomma non c'è parso particolarmente interessante. Poi esce, forse, l'avevamo annunciato per la scorsa settimana, nell'ultimo episodio, esce questa settimana Florida, film francese che non c'aveva particolarmente colpo. Madonna mia, che settimana, però Il Ministro, mamma, quello l'ho visto il trailer, è accapricciante. Cioè, praticamente è una commedia su un ministro italiano che... Uh-huh. È proprio quello, che è stata colta dalle coliche, sì. E vabbè, insomma, che cerca di farsi corrompe, va con escort, però è cinese, fa, ma tu sei matto, ma quello è cinese, come se fosse, cioè, se un ministro come, va escort, come se i cinesi non lo facessero l'altro, cioè, non si capisce. Vabbè, sei comunque... matto, ma non ce l'hanno le cinesi. Vabbè. Meglio Florida a sto punto, sul tipo anziano che non ci capisce più niente e la figlia cerca di aiutare. Tra l'altro, proprio questa settimana che su Netflix esce Marseille, che è House of Cards ambientato in Francia, quindi voglio dire, ah, vedi tutto torna. Sì, sì. Poi abbiamo questo Il Traditore Tipo, che è un film britannico, credo, sì, ok, quindi anche per quello che non c'è ancora su Rotten Tomatoes, con Ewan McGregor. Tornato ventenne, perché esatto, il trailer sembra che lui cambia età a seconda della lunghezza della barba. È tipo... ma poi più, in realtà più si allontana dalla nuova trilogia di Star Wars è più meglio sta, sì. E ringiovanisce. È tipo Christian Bale coi chili, praticamente, lui lo fa con l'età. Non sarebbe male. Ed è tra l'altro un film tratto da cosa? Da Le Carré, la regista tale Susanna White, che vedo quella che... dell'isola. Vabbè, una regista televisiva. No, ma la cosa fantastica è che ha gli stessi colori di coso, di The Constant Gardener. Devo fare un film tratto dalle Carré. Vabbè, lo faccio come quello là. Ci metto i colori più o meno, le cose simili. Come ti è parso, Fabio? Dal trailer, Non è che mi abbia colpito parecchio, però voglio dire, cioè, hai visto che c'è sta settimana, no? Quindi, no, certo! È veramente la talpa, in confronto, cioè potrebbe essere la talpa. Sì, tra l'altro l'ha scritto coso, uno sceneggiatore che è, diciamo, altalenante, perché tipo ha scritto Drive, che insomma, però ha anche scritto 47 Ronin e Biancaneve. Ma com'è possibile, scusa? Com'è possibile? Non è Biancaneve il Cacciatore, è Il Pupazzo di Neve. Vabbè. Addio. Mamma mia. No, sia il Biancaneve il Cacciatore che Il Pupazzo di Neve, per completezza. Okay. E poi Drive. Vabbè, ma del resto Drive non parlo, cioè è bello, sì, perché... Amica, sì, la sceneggiatura sua era uno va in macchina. Esatto, uno non parla. E va in macchina. A un certo punto entra nell'ascensore. Ok, vabbè, è un'altra puntata in cui siamo molto seri. C'è questo La Buona Uscita, diciamo, lo slogan migliore del trailer è La Dignità è Mediocre. Come si fa a essere seri con questi film? Sì, effettivamente. Basta, okay. Proprio tranciando, andiamo avanti. Microbo e Gasolina. Ah, questo io ho una teoria, no? Perché dico Andrì, quello che ha fatto pure Se mi lasci, sì, di cancello, il nostro Se mi lasci di cancello. Sono andato a vedere in originale come si chiama questo film, perché Microbo e Gasolina è un titolo di merda, e pensavo che fosse il solito adattamento italiano che gliel'ha disintegrato. In realtà il titolo originale è uguale, è tipo Microbo e Gasolina, com'è? Vabbè, comunque l'equivalente, l'hanno semplicemente tradotto, quindi che ha fatto Andrì? Ha detto, siccome me li traducono di merda,
Io gli do un titolo di merda. Così si è portato avanti col lavoro. Comunque no, sembra una di quelle robe che fanno su Italia 1 il pomeriggio d'estate. Tra l'altro il protagonista è Kylo Ren da giovane. Non so se non fa la somiglianza. Può essere. Sì, comunque è un film per ragazzi. Magari è bellissimo, però... La critica ha apprezzato 88, poi bisogna sempre vedere se ha apprezzato per essere un film per bambini o meno. Però ad esempio, a me non era dispiaciuto, l'anno scorso, insomma un po' di mesi fa, era uscito di Junot, l'altro regista francese, tutto folle e bizzarro, e aveva fatto un film per ragazzi lì, Il giovane Spivet. E quello non mi era dispiaciuto. Magari è carino anche questo, anche se mi sembra proprio una roba... vanno in giro con l'auto con le ruote. Cioè, scusa, l'auto, la casa con le ruote. L'auto con le ruote. L'auto con le ruote. Che fortuna! Però sì, cioè, sono i ragazzini ribelli che decidono di fuggire e si fanno, mettono una casa sulle ruote e vanno, invece di palloncini. Sopra. Mettono sulla strada il loro disagio. Comunque, rispetto a Robinson Crusoe, secondo me... Vabbè, va giusto con coso, microbe e gasolina. Robinson Crusoe è il film d'animazione strano della settimana, questa volta dal Belgio. Tra l'altro ha prodotto... Cioè, minchia, ma questo ho visto il trailer al cinema e tipo volevo morire. Tra l'altro è tutto prodotto da Studio Canal questa settimana, che a questo punto sta diventando una garanzia di qualità per il disagio. Disagio, soprattutto disagio. Poi abbiamo, dopo il film di guerra di Michael Bay un paio di settimane fa, abbiamo il film sulle proteste sociali dei gay di Roland Emmerich. Perché ogni tanto questi, vabbè, voglio fare... Emmerich l'ha già fatto con quello di Shakespeare, com'è che si chiamava? Bello, perché è caduto nel vuoto. Che cazzo sta dicendo Emmerich su Shakespeare? No, beh, cose che dimentico. Dai, Anonymous, quello sul sul Ghost Rider. Sul Ghost Rider. Ma tra l'altro, scusate, è un film di denuncia sull'inizio della rivolta gay, della cosa gay, è tipo fotografia patinatissima, sì. Che sembra il grande Gatsby. Tra l'altro, se leggi nei commenti sotto al trailer, froci da merda. No, c'è scritto questo. Però c'è scritto è probabile comunque che sia scritto da qualche parte. Sì, qualcuno ce l'ha scritto, però c'è scritto che comunque la rivolta all'epoca l'hanno fatta partire tipo i travestiti, gli omosessuali di colore. E invece nel film il protagonista è super bianchissimo. Però perdonami, non c'è scritto froci de merda, ma c'è un commento di 8 mesi fa che è "What the fuck is this footloose shit?" Senza neanche il punto interrogativo. Comunque, un fantastico 9. Che vabbè, mi sa un po' di accanimento perché Mare Emmerich torna a far esplodere il mondo, però vabbè. Sì, comunque leggevo una recensione che diceva, sì, bello, girato bene, però insomma manca un attimino il film, manca metà delle cose importanti da raccontare su quegli eventi. Che è un po' quello che vuole. Però mi sento comunque di dire che potrebbe essere più interessante di Tutto può accadere nel villaggio dei miracoli. Bellissimo, Stefano. No, vedete che non mi dai i soldi. Quindi non... Va bene, allora è niente. Comunque, la cosa peggiore di questo film è che tra i protagonisti c'è Maurizio Mattioli. No, perdonami, la cosa più brutta di questo film è che non se ne può parlare male. No, è vero, abbiamo già detto. Non sì, è un film su... Allora, leggo. I film, che si sviluppa secondo i canoni di una commedia brillante, racconta la storia di un gruppo di ragazzi diversamente abili impegnati in un progetto di collaborazione con una clinica psichiatrica. Quindi ci sono i ragazzi diversamente abili e pure la clinica psichiatrica. No, è proprio intoccabile, capito? Sì, quei film intoccabili. Ma infatti, guarda, io non lo tocco manco con un dito. È un campo minato. Sì, no, è che sì, ha il problema che poi guardi il trailer e dici, sì, è intoccabile veramente sto film. No, sì, manco con un bastone. Beh. Bene. Anche tu, Fabio, devi ammettere che... No, stavo dicendo, devi ammettere che forse il Capitan America è il meglio film della settimana, però potresti schivare dicendo quello cinese.
Ma quello di animazione invece, quello che c'è dopo, The Boy and the Beast. Ma non vale, esce la prossima settimana in realtà. Solo che Allora, diciamo che Capitan America vince facile. però lo segnaliamo perché è una di Contro i quelle ragazzi notizie. disabili, Capitan America, cioè voglio dire, uno è un Ah, supereroe. giustamente. Sì, tra l'altro lo supereroe di proprio quello fascista, tutto d'un Sì. pezzo, che Quelli rappresenta la che li patria. avrebbe gettati dalla rupe, cioè proprio di quel Esatto. genere. Però segnaliamo The Boy and the Beast perché è uno di quei film che escono solo per 2 giorni. La prossima settimana esce il 10-11 maggio. Film d'animazione giapponese, ha vinto premi, contropremi. L'ho visto un po' di mesi fa, perché ero uscito qua in Francia. A gennaio l'ho visto, grazie a Letterboxd, mi ricordo, non perché me lo ricordi io. Che è un film. Una storia abbastanza tradizionale, cioè non è particolarmente fantasiosa. C'è sto ragazzino orfano che vive, orfano vive per i fatti suoi, non è strettamente orfano, che vive a Tokyo. C'è l'altro mondo delle bestie, popolato da animali antropomorfi, mezze divinità, che vabbè, sono proprio cose classiche da folklore giapponese, che non sai mai quanto si è inventato il regista e quanto sono semplicemente leggende che si Trasposizioni conoscono. uno a uno. E praticamente uno di questi pseudo animali decide di prendersi come suo protetto, no? A cui insegnare a vivere, sto ragazzino che trova nel mondo terrestre e che si porta nella sua dimensione. Questo animale qua è in competizione per diventare il successore del super dio della situazione, e c'è il classico conflitto perché lui è un buzzurro sciamannato, incapace di intendere di volere, e il suo rivale invece è tipo il figo del villaggio, il super guerriero cazzutissimo a cui tutti vogliono bene, però non è stronzo, questa cosa è un po' diversa dal solito, sono tutti e due bravi. E la cosa bella che ha il film, secondo me, è che è abbastanza tradizionale come spunto. Però è raccontato in maniera pesantemente drogata, nel senso che ci sono, soprattutto nella parte finale, quando uno si aspetta che diventi solo una serie di scene d'azione, c'è l'azione, ma è completamente folle come soluzioni visive, come quello che succede e come idee. Poi per il resto è il classico film d'animazione giapponese che comunque c'è il protagonista, il ragazzino orfano, sono bravi come si dice, a toccarti le corde emotive, farti sudare gli occhi. Fatto bene. Io onestamente non conoscevo non credo di aver visto niente di precedente del regista, questo Mamoru Hosoda, però ha fatto Wolf Children, so che è abbastanza famoso, io non l'ho visto, ma è abbastanza famoso su gente che ha gli avatar sui forum, su Facebook e cose del genere. Anche Summer Wars, ricordo Wolf che. Children è bellissimo, scusate se mi Vedi. intrometto. No, ma Comunque è infatti veramente bellissimo. speravo che dicessi qualcosa quando sbolognavo i titoli. Eh sì, ho un attimo mutato il microfono. Oh, Wolf Children è bellissimo, è sempre suo? Sì, lui tipo, ha iniziato facendo 3 film di Digimon, 2 di One Piece, e poi ha iniziato a fare le sue cose, e fra cui appunto c'è Wolf Children e Io e Ilaria abbiamo pianto come due vitelli svezzati. Wolf Children al finale ci ha praticamente ucciso, quindi Ottimo. assolutamente consigliato. Sì, ma anche questo devo dire, è abbastanza bravo quando vuole commuoverti. Quindi, diciamo, se esce dalle vostre parti, perché c'è sempre questo problema, sicuramente merita una visione. E merita una visione in sala perché ha dei momenti molto belli dal punto di vista visivo. Bene, con le uscite abbiamo finito. Diciamo un paio di cose su film usciti di recente, due film. Uno è Lui è tornato, che ha fatto un passaggio al cinema, ma fondamentalmente è uscito su Netflix e che hai visto tu, Fabio. Sì, purtroppo, perché cioè, in realtà non è così brutto, però io mi aspettavo una cosa un po' più a modo, nel senso che fai una satira su Hitler che torna, anche un po' per giocare su questo fatto dell'immigrazione, la crisi economica, il sorgere un po' di nuovi Hitler, tra virgolette, tutti questi partiti che adesso stanno vincendo, un po' estrema destra, xenofobi, anche da noi Salvini, insomma, ognuno c'ha il proprio Salvini. E quindi c'hai effettivamente un sacco di materiale su cui giocare, con Hitler che torna, che un po' si prende il gioco di tutto questo. In realtà il film è proprio, è spuntato, è come una matita spuntata, quindi non riesce a colpire come vorrebbe. Diventa un po' macchiettistico. Quindi c'è questa ironia molto, molto pesante. Forse sarà che, come mi scrivevano oggi sulla bacheca di Facebook, dove ho postato il commento, i tedeschi non sanno fare commedie di ironia.
Sì, è quello che scrivevo io, che i tedeschi Te, non Mario, bacci da dovrebbero, lupi, sì, infatti. non dovrebbero fare la comicità perché gli italiani non dovrebbero fare la burocrazia. E quindi non fa ride. Quando fa i momenti un po' slapstick, cioè quello che starnutisce in faccia a Hitler, tutti ridono, cioè non c'è veramente nulla da ride. E quando invece deve fare la satira, quella più crudele, perché tu comunque c'hai un argomento forte, importante. Ogni tanto tira fuori un po' le palle e gira su questo fatto del fatto che Hitler è comunque una parte della storia della Germania e con loro ci dovranno comunque fare i conti sempre, essendo parte di quello che è stato, di quello che è purtroppo. Però diciamo che non è che ci spinge troppo su questa cosa, cioè c'è una parte che forse racchiude tutto questo discorso in cui lui praticamente viene scambiato per un comico e lo assumono in una televisione e la donna che si occupa della rete, lui si guardano e lei gli fa: ci siamo d'accordo che nessuna battuta sugli ebrei, vero? E lui dice sì, è vero. Cioè, è questo il film. Cioè, lì dovevi insistere, cioè, lì dovevi far male, invece no, niente. Purtroppo è così. Pensa se gli facevano vedere il trailer di Tutto può succedere nella Legione di Miracolo. Allora sì, sarebbe diventato interessante. No, però è un po' così, è un po' spuntato, peccato. Poi dura 2 ore, cioè manco di dura un'ora e mezza, dura 2 ore, sono 2 ore spesso slegate di scenette comiche, tra virgolette. Niente. Vabbè, peccato. Vabbè, la depressione, insomma. Un pochino. Sì, tra l'altro io ho letto il libro e cioè, secondo me parte bene, però poi forse è un po' meno spuntato da come mi hai raccontato il film, però comunque boh, mi sembra che a un certo punto abbia finisca le idee su come sfruttare questa idea che da qui parte e non sa più dove cacchio andare e si perde nell'anonimato, quindi in realtà non è che io fossi particolarmente elettrizzato dall'uscita del film. Ma è andata anche peggio. Di un messaggio voluto, quasi come a dire: vabbè, però Hitler non era poi così male. Cioè, dici, che cazzo stai dicendo? Fece anche tante cose buone, come disse capito? qualcuno. Sì, Ma però sì, è stato un po' ha una fatto vittima tre degli paludi. eventi. Sì, ha bonificato le birrerie. Sì. Ma sì, è che poi si è lasciato trascinare. Cattiva amicizia, io so. E Sì, infatti sì. sono rimasto un po' così, nel senso che. E anche Gesù usciva con Giuda, sì. Vabbè. Va bene, invece, oggi, inteso come il giorno in cui esce il podcast, quindi il 4 maggio, esce direttamente in un video Krampus, che in Italia è Krampus trattino Natale, non è sempre Natale. Ma è inteso come un tizio di nome Natale No, o... è inteso come Natale. Tra l'altro è azzeccatissimo questo sottotitolo, perché essendo un film natalizio che fai uscire a Pasqua, Natale non è sempre Natale, in effetti. Doveva uscire a Natale al cinema, poi boh, hanno detto, ma no, dai. detto sai che c'è? Facciamolo uscire a Pasqua, un film ambientato a Natale. Mi sembra più a vabbè, Pasqua, insomma, a Sì. maggio. E che è molto bello. Addirittura? Beh, Sì. È una sembra una specie. poverata senza pari. Invece, è una specie di Gremlins. Ha quello stile lì, nel senso che è storia, commedia, fantastica con qualche tinta horror per ragazzi, cioè per ragazzi, con protagonista ragazzino. E ha proprio quell'anima un po' da Giodante, nel senso che un po' tutto il quid della cosa è critica feroce alla famiglia americana che è una merda. E il meccanismo del Krampus, che viene dal folklore tedesco, è questa specie di Babbo Natale, nega Babbo Natale, Babbo Natale schifoso. Non sto Fece anche spiegando. tante cose buone, Babbo Natale. E non sto a spiegare nel dettaglio il meccanismo perché comunque parte del film e anche nel capire cosa cacchio stia succedendo. Però fondamentalmente succedono cose per cui questa famiglia di teste di minchia e un paio si salvano, è alle prese con sto Krampus che è veramente, cioè, sembra il Babbo Natale malato e i suoi piccoli aiutanti, che invece di essere i piccoli aiutanti di Babbo Natale sono dei mostri bizzarri. Ma è tipo cosa? Babbo Natale è quello di Futurama? Che c'è Volendo, Robo Santa. non è particolarmente horror, nel senso che la violenza non è mai esplicita e lo stesso design di mostri è quasi sempre più divertente che spaventoso. Ce ne sono forse un paio.
il Krampus stesso e un altro che hanno un look realmente da film horror. Il resto è tipo, non lo so, l'omino di marzapane che tenta di ucciderti, cioè, diciamo, da quelle parti appunto un po' stile Gremlins, non è che faccia paura, però è, diciamo, per la prima metà è quasi più una commedia sui rapporti di sta famiglia, e intanto si sta montando questa cosa dietro le quinte, e poi esplode la parte finale, è il film di mostriciattoli che fa un bordello e loro cercano di salvarsi, tra l'altro con un finale per niente accomodante. Secondo me è divertentissimo, gli effetti speciali sono buoni, fatti bene, e appunto il finale non è assolutamente buonista, e bello, bello, e quando uno che magari va, paga il biglietto solo per i mostri, potrebbe rompersi un po' i marroni nella prima parte, perché gioca molto sul non farti vedere cosa stia realmente succedendo e mostrare più i personaggi. Quando poi parte il casino, però, c'ha una fantasia e un divertimento nell'usare i mostri che secondo me sono proprio ottimi. Quindi il regista è Michael Dougherty, che aveva diretto Trick or Treat, mi pare. Esatto, sì, che anche quello era basato su una festa, su Halloween, fondamentalmente. E... è un regista delle feste. Esattamente, e adesso sta facendo Trick or Treat 2. Per cui... no, però bravo, bravo. Vedo sto film e mi sembra un tutto da dimostrare, deve mangiarne di pagnotte, ma un credibile possibile nuovo Joe Dante. Beh, vabbè, verrà preso dalla Marvel tipo per fare... Beh, ha scritto X-Men Apocalypse. Era nera 2. Ha già scritto X-Men Apocalypse. Quindi sì, sì, Stefano, l'hanno anticipato. Beh, vedi, perfetto. Va bene, abbiamo finito. Chiusura istituzionale, vi ricordo, www.outcast.it, ci trovate tutto quello che facciamo, podcast, articoli, video, robe, si parla soprattutto di videogiochi, ma anche di cinema, serie TV, libri, quello che ci passa per la testa. Io sono Andrea Maderna, mi leggete lì su IGN Italia e sull'edicola di Geopep, che è il mio blog. Tu, Fabio, dove ti leggono? Su theshelter.online, che tra l'altro è il nuovo sito, non abbiamo mai detto. Perché prima era theshelternetwork.com, adesso è theshelter.online. È molto più bello. È molto più bello, sì. Molto, molto più bello. Su The Games Machine, rivista e sito, e basta, è qua, mi sentite qua. Ok. E tu, Stefano? A me non mi leggete più da nessuna parte. Se volete vi mando un curriculum. Non sai più scrivere, è successa questa cosa, che sono diventato analfabeta proprio disfunzionale. Infatti non sto anche disimparando a parlare. dopo tutta quella fatica che ci avevo messo per imparare. Anni e anni. Però se volete vi mando un curriculum, così anche voi potete ignorarmi o mandarmi a curriculum. Ti vedremo nel villaggio dei miracoli 2, sicuro. Oppure come lui è tornato. La chiusura deprimente proprio. Sei tu che hai voluto fare... Allora, sei pronto a fare anche tu lui è tornato con Mussolini? Esatto. Sì. Devi fare la boccia però. Vabbè, ce l'ho avuto tanti anni. Allora, a posto. Sì. Ero anche più tarchiato, quindi... Vabbè. Va bene, basta. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.